Non sta cominciando Sì. a cantare adesso. No, non comincio a cantare, stavo cercando delle cose che mi sono sfuggite dalla mia visione molto fo a focus. Eccole qua. Non c'è neanche l'occhietto. L'occhietto sbirulino, Non c'è ballerino. neanche l'occhietto. Ma sai che si fa fatica a prendere? Ci Sì, sono dei oggi sì. No, no, giorni oggi sì. abbastanza difficili. Oggi sì. Ecco, si comincia a vedere qualcosa anche se non c'è l'occhietto. Anche se non c'è l'occhietto si comincia a vedere qualcosa. Vedo i Ciao ragazze. pollicini. Vedo. I Ah, oh, c'è la pollicini. Daniela. Sì. Ciao ragazze. La Lucia. Benvenute, benvenute in questo discorsetto. Eh sì. Discorsetto. Che oggi è, come si dice, vicinissimo alla diretta che abbiamo fatto ieri, ma l'abbiamo fatto giusto appunto perché? Perché la settimana prossima non ci vedremo. Eh no. No, perché quando abilmente Vicenza arriva, arriva. Noi ci dobbiamo preparare come si deve. Perché posso dirlo? No, non so cosa dire. No, perché noi abbiamo un po' venduto i campioni. Io sono Monella, o Non tu? abbiamo più non abbiamo più niente. No, nel senso è che sapete, come vi dicevo ieri, ci piace cambiare. Noi fare Cioè, dobbiamo ancora praticamente cominciare tutto. una fiera dietro l'altra, esporre le stesse cose, per me è di una noia mortale. Sì. O no, abbiamo mai Ciao fatto noi ragazze. una fiera uguale all'altra? Salutiamo intanto. Saluta, sei Ciao, disperata? sono disperata. No, signore, e poi ragazze, perché in questi 2 giorni strani? Perché la signorina a fianco va a farsi un giretto. Venerdì non c'è. Non c'è. Sei tu venerdì? Qui. No, perché hai già detto che non ci sarai venerdì, perché ti ho sentito. Non ci sono io, non ci sei neanche tu. Eh no, Dove sei domani? Dove sei a fa domani? una Però commissione. non ci Comunque sei. io venerdì ci sono, ho solo dato ferie, per esempio. Chi malintende, peggio Ma non rispondo. ci sei! Perché se io non ci sono, cosa fai senza di me? Sei sola, tutta triste, ti viene tutto da piangere! Non è vero! Bugiarda! Pinocchia! No, è una Pinocchia! È una Pinocchia! Cosa c'è scritto? Cos'è che è scritto Sandra? Che non leggo fin lì? La stresso! Siano, siete proprio delle ragazze comprensive. Vedete, c'ho l'ago in mano. Ma che te buco? Ragazze, il numero della Cristinella, anzi, Adesso Sandra tra me e te è tutto finito. ricordatevi, come diceva un bellissimo film, ricordatevi di scatenare No, l'inferno. no, com'è che si dice? E adesso? Adesso Sì, Pietro lo no, sa. era Ma l'inferno. come no? Sì. Che Adesso io sono proprio bello non voglio quel film niente. lì, che Massimo bello. decimo meridio, al mio via Che scatenate figo, l'inferno. che figo. Eh sì, Massimo, Adesso adesso no, eh. leggi un po' lì per piacere, che sei Che coppia. occhialuta. Che coppia. Che coppia, ragazze, di scoppia. Ciao. Ciao, ciao, Bambi. bambine. Un bacio ancora. Beh, allora, comincia. Allora, oggi sapete perché? No, non posso dirla. Oggi, Cosa dovevi dire? no, vi parliamo della costruzione delle nuove casette, delle nuove fustelle a casetta. Il nostro villaggio continua a crescere. Scusa, Pietro, puoi dire la frase di Massimo decimo Cos'è? meridio? Al mio via scatenate? Il No. segnale scatenato dell'inferno. Al mio Ma come segnale scatenate? comincia? Larghe famelici. Ciò che facciamo in vita riecheggia nell'eternità. Il mio segnale scatenato Hai dell'inferno. sentito? Il mio segnale scatenato l'inferno. Al mio segnale 348 097 1705 scatenate l'inferno. Ah, sì. Anche perché ti chiamerò un sacco di volte perché sarò molto nostalgica. Mi Ho nessun problema. rispondi sempre? Giura. Giuro. Allora, ragazze, vi parliamo delle gemelle che siamo io e lei di due sacchetti diversi.
anche una è nata prima e una è nata molto dopo, ma molto dopo, perché sono molto più giovane. Eccole qua le gemelline, le vedete? Prova a leggere, Cristi, perché sei tu l'interlocutrice. Io comunque oggi vi adoro e vi vedrei in TV a fare i vostri meravigliosi lavori. Un abbraccio da Genova, Rosalba. Vedi? Eccole qua le gemelle. Allora, che non siamo io te. Abbiamo già appurato, anche perché, insomma, adesso qualche tratto, bene o male, ci sarebbe. Di che? Di somiglianza. Tra me e te? Una bionda e una mora. Un po' di anni di differenza. Una orba che l'altra sorda. No, una coppia di quelle. Allora, ragazze, le gemelle sono come il cottage e la casina, una tipologia di fustella. Saluto intanto. Furba, molto furba. Perché? Perché cambia proprio il concetto del tridimensionale. Cosa serve per fare una fustella, che in questo caso sono le gemelle? Tante cose, degli appendini per la fine della tenda, singolarmente legata alle chiavi dei cassettoni, il bordo di tovaglie, il bordo di lenzuola, gli appliqué sui copripiumino, sui runner, sulle abat-jour, magliette. Ne faremo delle belle. Adesso il tempo comincia a essere bello stretto, ma noi rendiamo sulla breve distanza, non sulla lunga. Sulla lunga noi, ma sì, abbiamo tempo, invece quando è l'ultima settimana ci si concentra e si va. Allora, intanto ve le facciamo vedere in tutta la sua meravigliosissima bellezza. La loro meravigliosissima bellezza. Eh sì, perché loro sono proprio un nuovo concetto di fustella. Per le appliqué sono fantastiche. Volete lì sta, disegna la termoadesiva, stira la termoadesiva, taglia la termoadesiva e la miseria, quanto tempo ci vuole per fare una casetta in Canada con vasche e pesciolini per i fiori di là. Allora noi facciamo così. Allora, domani mattina, sempre che ci riusciamo, dovremo fare il corso, che però vedrete sulla pagina dell'applicazione della termoadesiva. Ce l'avete chiesto, alcune non riescono, allora facciamo vedere, come si dice, sì, un po', insomma, la tecnica. Che non è una tecnica, però, no, però c'è un sistema, esatto. C'è un sistema per far sì che la termoadesiva sia... Ci stanno salutando dal Messico. Au, arriva, Messico è nuvole. Che bello il Messico, bello il Messico. Come si sta in Messico? Che tempo c'è in Messico? Quanto costa la benzina in Messico, per esempio, per riuscire a... Ragazzi, come abbiamo detto ieri, purtroppo, cioè, oltre alle belle notizie che siamo noi e bei lavori, è aumentato tutto. C'è un adeguamento di mercato. Oggi abbiamo avuto un incontro con il responsabile dei nostri trasporti per i vostri pacchi e... Vabbè, ne parleremo, dai, ne parleremo. Allora, ragazze, per prima cosa vi diciamo che per fare le gemelle... Ve le metto un attimo di fianco. Serve un feltro, in questo caso 3 mm o 4, non importa, e la termoadesiva con due tessuti diversi. Allora, vedete, intanto vi faccio vedere questa bella novità. Vedete questa garza in lino? È una garza in lino, assomiglia a un pizzo macramè, ma a differenza del pizzo macramè non ha il disegno a fiore. Questo l'abbiamo tanto cercato perché il disegno a fiore sulle cose piccole non stava bene. Questo invece fa sì che la casa possa essere un po' in rilievo, vedete? Eccolo qua, ve lo presentiamo oggi perché è arrivato oggi, fortunatamente. Questa è la nostra garza di lino. Viene 18 euro come il rotolino. Sono di lino. Sono le 10:22 del mattino in Messico. Oh wow! Ben svegliata. Qui sono le 17:22 della sera. Ma vorrei sapere il prezzo della benzina, sono proprio curiosa per capire che cosa, come gira in questo mondo. Allora, ragazze, questa è la garza di lino, 50x150, 18 euro, che va molto bene accoppiata con questi colori, con il lino zucchero e il lino pepe.
zucchero e pepe, quelli che abbiamo presentato ieri. Garza di lino. Questi sono colori molto neutri, naturalmente, che ci permettono di fare che cosa? Di addobbare, lavorare il sotto e il sopra con colori un po' più vivaci. Oggi noi abbiamo scelto il rosa, ma nessuno ci impedisce di dire faccio un villaggio di queste casette e faccio il villaggio del mare. Quindi userò tutti i toni di blu, userò i turchesi, gli ottanio, oppure faccio un villaggio in montagna, il rosso, il verde, gli abeti. Cioè, ci sono tantissime possibilità per l'utilizzo di queste casine. Diciamo che non lega l'addobbo che facciamo sopra, insomma. Ecco, poi. Quindi abbiamo detto, ragazze, che per farlo... Aspetta che qua casca tutto, come sempre. La Graziella ci dice che in montagna San Martino di Castrozza è tutto caro. Tutto caro, Graziella. Ciao, Graziella. È un disastro, è veramente un disastro. Diventato un disastro, non lo so. Allora, dicevamo che abbiamo bisogno per prima cosa di un pezzo di feltro 3 o 4 mm. Cosa facciamo con il feltro? Mettiamo un foglio di termoadesiva da una parte e lasciamo la carta. Un foglio di termoadesiva dall'altra parte e lasciamo la carta. Quando tutto si è asciugato bene, tiriamo via la prima carta e ci attacchiamo la nostra garza di lino. Senti, potresti andare a prendere quel pezzo che è avanzato, che mi è venuto? Ho l'albero. Abbiamo l'albero qui, ragazzi. Ci quello... sentite un patatracca? È perché ho buttato giù l'albero. Che non è una cosa proprio di difficoltà buttarlo giù, eh? No, è anche si rende facile. Sì, adesso magari mi sfugge che mi dice il prezzo della benzina in Messico. Casomai lo ripete. Ecco, scusate perché sapete che io sono cegata. Quindi. Allora, eccola qua. Comincia ad esserci un po' caldino qua. Meno male che l'inverno sia finito. No, il feltro doppiato. Ah, quindi. Il feltro, scusami. Mi ha portato un altro pezzo di garza di lino che ce l'ho in mano. Scusami, cioè, adesso secondo voi io cosa devo fare? Cosa devo fare con la Cristinella? Cosa posso fare, ragazzi? Un pezzo di lino che ce l'ho in mano. Piccolo. Quello che hai che ti è avanzato. Quello... Eccolo qua, guarda. Guarda che bel pezzettino. Ma è sufficiente. Vedete, ragazze, al centro questo feltro. In questo caso 3 mm, ma va bene anche il 4. Da una parte abbiamo stirato il fiorellino e dall'altra parte... Vuoi sapere parte... il prezzo della benzina, della gasolio, gasoline. Gasoline. E questa è la garza in lino. Quindi siamo andati a termoadesivare prima il fiorellino e poi la garza. Questo è una successione... A caso potete cominciare da dove volete, però il risultato deve essere che il tessuto non è accoppiato, è triplicato, è triplato. Esatto. È triplato. Sono due tessuti sottili su un feltro. Tutti e due termoadesivati, esatto. Vedete, io posso fare quello che voglio, che non si stacca proprio per niente niente. Cosa vado a fare per fare una casetta così? Diciamo che queste le abbiamo definite fustelle un po' avanzate, ma non perché c'è da spaventarsi, ma perché richiedono un po' di pratica, oppure chi è alle prime armi può imparare direttamente da queste. Allora facciamo che andiamo a tagliarci le sagome della gemella. Allora ve la apro intanto per farvi vedere come è fatta, come composta. Come in Slovacchia 1,57. Veniamo a trovarti. Veniamo al Brennero 2,227. Eccola qua, questa è la fustella delle gemelle. Vedete? Abbiamo una casa più alta, una casa col tetto sfalsato, un cipresso e qui un fiocchino. È una fustella che va bene sulla Big Shot normale con le lastre lunghe perché lei è un XL. Impariamo anche a dire che questa è una fustella XL. Ecco, allora andiamo a fare tutto questo bel nostro lavoro lì di termoadesiva e tessuti e ci vengono fuori le nostre sagome. Perché andiamo a fare questo lavoro doppio? Perché è importante in questo tipo di lavorazione avere le due facce. In questo modo qui io vado
a tagliarmi la sagoma. Qua abbiamo già incollato il tetto, adesso vi facciamo vedere la procedura. E vedete che c'è il risalto delle finestrelle con i fiorellini. E di qua invece c'è il risalto delle finestrelle in garza. Se le avessimo fatte tutte di un colore, con le finestre di un colore, non sarebbe stato esaltato niente. Quindi abbiamo pensato di utilizzare questa tecnica di doppiaggio triplicato. Anche il tetto l'abbiamo fatto diverso. Qui in rete sul fondo fiorellino e qui fiorellino sul fondo rete. Questa è la casa col tetto smussato. La stessa cosa abbiamo fatto per la casina dritta. Anche se il tetto qui l'abbiamo fatto non doppio. In questo caso siamo state costrette, l'abbiamo fatto doppio perché essendo smussata deve rientrare all'interno sopra il corpo della casa e di conseguenza per dare risalto non potevamo metterne uno semplice perché non si sarebbe avuto lo stesso effetto proprio della sfalsatura del tetto, mentre essendo questa lineare è sufficiente mettere il triangolino perché viene doppiata da tutte e due le parti tranquillamente. Però adesso vi facciamo vedere per costruirla, perché qui allora è sufficiente per ottenere il doppio effetto una passata di taglio. Qui invece ci vuole una passata di taglio e poi un secondo tetto, perché ha proprio la sagomatura da una parte dritta, da una parte spiovente. Leggi cosa ci stanno dicendo. Allora, stanno parlando del prezzo della benzina. Aiuto. 2,6 sulla Fipili. 2,6? Sì. Per la miseria. Sì, 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 sì. Poi ci stanno salutando. Ciao, ciao. Ciao, ragazze. Ciao, ciao, ciao. Ecco. E sono... con le mani. Allora, un litro meno di $1. $1 è quasi come un euro, quindi... meno di $1 sarà un 85, sì, più o meno, sì. Beh, ancora una vita, non so lì come sia il costo della vita, però insomma veniamo a trovarti secondo me tra un po'. Secondo me facciamo un giretto in Messico e nuvole, queste le uniamo così, possiamo unirle così. Vi ricordate quando siete venute a Bergamo e siete veramente state in tante ad arrivare, ci è molto piaciuto il discorso dell'apprezzamento di questi soggettini. Ci avete fatto talmente tanti complimenti che alla fine abbiamo detto dammi un 5, ciacchete, abbiamo fatto un bel progetto. Adesso andiamo a, prima le uniamo e poi vi facciamo vedere il procedimento di assemblaggio, così io qui posso cominciare a lavorare con le mie belle decoration point. Vi faccio vedere il numero della Cristinella che va in vacanza ed è una monella. C'è un perché nessuno ha acceso la pistola? Mi sono dimenticata. Allora dobbiamo aspettare un pochino che si scaldi la pistolina, perché adesso è proprio fredda, fredda, fredda. Ingiassà. È quella nuova, quella lì? Sì. Vedi ben che non ti caschi. No, vista la punta della Bosch. Ok, allora questo lo posso mettere. Spilli che hai cercato per tutta una settimana intera. No, tutta una settimana, 3 giorni. Dai. 3 giorni quando? Oggi è mercoledì, giovedì, che giorno è oggi? Mercoledì, lunedì, no. Martedì, mercoledì. L'ho cercato. Carina il corso, l'abbiamo fatto all'inizio della settimana No, l'abbiamo fatto venerdì. Il corso? Sì. Come mai abbiamo fatto un corso di venerdì? Non mi ricordo. Sei sicura? Sì. Vabbè, mi fido. Ciecamente. O venerdì o giovedì. Ho preso la rivista nuova, è meravigliosa. Grazie mille. Ciao intanto a tutte quelle che anche ci... Anche la rivista è stata veramente un successo. Ci è sembrato di fare dei bei progetti anche un po' per rinnovare le nostre case. Ragazze, però non è finita qui, perché ne stiamo preparando ancora, perché la mente mia purtroppo è... Secondo me è sfruttata, si sente sfruttatissima. Poveretta, dirà basta, non ne posso più. Di me? Di te. Vabbè. La mia mente, di me? La mente, di me. Io da tanto. E non ne puoi più. Esatto. Che carineria. No, ancora calda, ancora fredda. Allora, ancora fredda. Andassimo a prendere quell'altra tutta brutta che è lo stesso.
Cosa hai buttato per terra adesso che ho sentito un patarapic? Niente, è stato lui che è entrato. No, c'è una ricarica. Andrei a prenderla. Ma è proprio fredda, fredda, sì, è fredda? Sì, sì, non viene fuori niente. Mi fai sentire? No, e arriva subito. Un attimo. No. Poi sofferente oggi. No, è perché eravamo già in ritardo prima. Siamo sempre in ritardo, perché sul più bello che noi decidiamo di fare un corso. A me mi viene l'apertura mentale e continuo a girare come una trottola. Accidenti. Dai, su. Dicono che abbiamo scelto un'ottima casa editrice. Meno male. Allora, la Big Shot consigliata è la Big Shot della Sizzix. Se qualcuna di voi deve comprarla proprio ex novo, si prenda la Plus. La differenza di prezzo non è eccessiva tra la Plus e la normale, però con la Plus non si hanno problemi di fustelle. Qualcuno ha chiesto, meno male, avete pensato anche a chi ha la fustellatrice piccola. Le nostre fustelle sono quasi tutte per la fustellatrice piccola. Diremo per la Plus ce ne sono 4, e che magari sono quelle che in questo momento possono piacere di più, ed è un, come si dice, sì, ed è un peccato, però se qualcuna di voi appunto deve fare il primo acquisto, vada subito sulla Plus, non avrà nessun problema. Se avete bisogno di chiederci, chiedeteci pure, tanto io vi faccio vedere quella che è un po' il vostro incubino. Come si può dire? Sì. Perché sono 15 anni che faccio. Alessandra è in quarantena. Oh là là. Ale, come mai? Sarà positiva? Sì, no, ma come mai? Dico, dove è andata? Dove mi è andata? Mi è andata a fare le manifestazioni? È andata in discoteca? Dove mi è andata a prendere il coso? Dove mi è andata? Mi sei andata? In discoteca, Ale. Dai! Invece di farmi i lavoretti, la me va in discoteca e mi prende il Covid. Ma basta anche andare al supermercato, eh? Non so, è un po' morire. Ragazzi, allora, ve la faccio vedere in piatto, perché qui è la... Preparatevi, preparatevi. Allora, pieghiamo un triangolino, così. Facciamo, dico io, una specie di ribattitura. C'è anche fotografata sul giornale. Statemo ben attente. Adesso vi vengo vicina. Allora, ecco qua. Sono inquadrata, giusto? Sì. Che non la faccia vedere al cielo. Ecco qua. Giriamo bene la mano e questo nastro ci resta dentro il dito. Questa parte che abbiamo verso di noi la spingiamo in basso. E blocchiamo con l'indice. Sempre. Così spingiamo verso il pollice, giriamo il nastro sull'indice, la parte che abbiamo verso di noi la spingiamo in basso e via discorrendo. Praticamente facciamo un grisino attorcigliato. Questa adesso è grande. Adesso vado a farla piccola, 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 perché queste casine richiedono dei micro addobbini. Quindi la stessa cosa che sono andata a fare là, piego, ribatto, la faccio tirando di molto il nastro. Vedete? Adesso vi faccio vedere la differenza. Eccola qua. Eccola qua. Microscopica. Vado a tagliarla un po' in diagonale, come vi ho sempre spiegato, così. Si è scaldata? Sì, 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 sì. Mi stanno dicendo che il Covid adesso torna ad aumentare. Purtroppo sì. Purtroppo sì. Io intanto finché... Ma c'è un problema oggi tremenda. Sì, anche prima delle... Non funziona il telefono. Delle amiche hanno chiamato con la chiamata WhatsApp e... non ce l'hanno fatta. E non ce l'hanno fatta. Quindi portate un po' di pazienza. Per esserci qualche anche cosa. Anche a me chiudo questo. Ok, ma 2,6 sulla Fipili? Sì, beh, come sulle superstrade. Ecco qua, intanto io ho unito le due gemelle. È sconcertante. Sì. Ups, secondo ecco qua. È proprio sconcertante. Lo so. Ecco qua. Avete visto? Le abbiamo unite. In questo caso le abbiamo unite perché noi le abbiamo pensate
accoppiate, le abbiamo chiamate gemelle per quello, ma nessuno vi impedisce di fare i villaggetti lungo certo. le tende con una... Aspetta, Cristi, che separate. Mi serve la pistola. Eh? Mi serve la pistola. Ok. Quindi, voglio dire, questa è un'idea. Adesso andiamo ad assemblare l'altra. Vediamo se adesso riesco a ascoltarmi. Prima niente. Ecco qua. Ecco. La tieni in piedi? La teniamo in piedi? Bon. Sì. Mettiamo qua questo. No. Ecco, se siete pronte, ragazze, belle e attente, noi vi facciamo... Io mi faccio le roselline, tu spieghi l'assemblaggio. Allora, adesso vi faccio vedere come nascono. Allora... Questo è un passaggio di fustella, vedete, non si vede niente, le finestre sono colore uguali. Su colore, sono uguali. Allora vado a togliere le finestre e le giro in modo che la fantasia mi cambia. Tanto c'è il 110. Esatto. Ecco qui, sono quattro finestrine in quella grande. Eccole qui, più la porta. Sono andata a girare. E quindi vedete che si vede, si vedono le finestrelle cambiate. Poi con un puntino di colla vado a fissarle lungo la cornice. Stessa cosa per la casina più piccola. Tolgo la porticina, la giro, tolgo le finestrelle e le giro. Poi la porticina l'attacco perché non ha la base. Ok, adesso mi faccio dare un attimo la pistola. Ops, la pistola, vado a fissare la base. Ecco la porticina fissata. Le finestrine intanto le lascio così, le si possono fissare. Ecco qua. E abbiamo già l'effetto. L'effetto. Di due fantasie, due... Delle due facciate. Esatto. Poi prendo il tetto. Ecco che vi dicevo, per quello ne abbiamo fatti due. Un tetto pizzo sul tessuto a fiorellini e il tetto a fiorellini sul tessuto in pizzo. Prova a leggere che se vedi qualcosa. Magari le nostre ragazze ci vogliono chiedere la casetta. Qualcosa. Ecco, noi qua. Andiamo a rivedercela, sapete, leggiamo tutto, eh? Attacco. Questa è venuta storta, ma non importa. Io sono a quattro roselline. Se ne faccio la quinta. In questo caso il tetto l'abbiamo tagliato dalla stessa parte. Ricordatevi che bisogna stare attenti, però... Non cambia niente, non succede niente. Bisogna stare attenti se vogliamo tagliare le due fantasie, di posizionare la fustella nella maniera corretta. State attenti a quello, ecco qua, sì, esatto, ecco qua. Abbiamo sovrapposto i due tetti, si vede. Abbiamo fatto un sandwich. Abbiamo fatto un sandwich. Ok, adesso andiamo a posizionare il tetto della casetta più grande, un filino di colla sulla cima della casetta e andiamo ad incollare il nostro tetto triangolare. Ok, ecco qua. Adesso aspettiamo un attimo che si attacchi bene, ci si incollano un po' le mani, ma non importa. Si deve un attimo stabilizzare. Esatto. Ecco qua. Però il concetto, allora, quello che vi dicevo, possono essere anche utilizzate singolarmente. E vedete, nessuno ci vieta di attaccare questa penzolante giù dalle nostre tende. Oppure dai trabattelli, oppure metterla alla base di alcune lampade per poi lavorare. Sì, la Elia caldo. Sì, sempre caldo, grazie.
Io no. Ho sempre caldo. Io ho sempre freddo. Io ho sempre freddo. Adesso andiamo ad unirle così, oppure le vogliamo unire così. Qua hanno la stessa fantasia. Di qua invece hanno la fantasia diversa. Io uniamo farei diversa. E uniamo sempre da questa parte qua. Esatto. Allora, questa fustella, come dicevamo, io devo aver lasciato i cipressi in giro. Puoi chiedere i cipressi? No, li ho stirati, non... li ho tagliati, sì, no, di visti? Beh, vabbè. Allora, ecco qua. Andiamo a comporre la finestra. Le due casine, eccole qua. Eccole qua. Sono anche, guarda, una da una parte, una dall'altra, volendo. Avete capito bene? Dovete chiederci qualche cosa come assemblaggi. Allora, intendo di dire... Dunque, Patrizia, queste si chiamano magagne... girare le finestrelle da un modello all'altro. Girare le finestrelle? No, da un modello all'altro no, ogni finestrella la giri sullo stesso modello. Non sono non hanno la stessa misura. Che sono tutte diverse. Sono tutte differenti. Allora, nella fustella, oltre le casine, c'è anche un micro fiocchino. Che io qui ho già preparato. Un micro fiocchino, eccolo qua, se si vede bene. Ops, è proprio piccolino. È proprio una chicchetta. Ha le code orizzontali, bello bello bello, che noi andremo poi ad applicare sul tetto della casetta. Il fiocchino praticamente è costituito dalle due coccarde, eccolo qua, puntino di colla al centro, adesso vi faccio vedere, guardo dritto rovescio, eccolo qua, questo è fatto con il tessuto non vedo e vedo accoppiato, puntino di colla centrale, poi si chiude un pezzettino e si chiude l'altro pezzettino, ci si incollano tutte le dita, perché naturalmente è talmente piccino. Ecco qua, è piccolo, ma è proprio il nodo d'amore, è proprio, eccola, fatto come il nodino d'amore, è bellissimo, si vede appena, eccolo lì. Poi si vanno ad attaccare al centro. Facciamo fustelle semplici noi, sì, vero? Ma a me piace fare quello che piacerebbe vedere in una fustella, noi stesse, se dovessimo andare a comprarla, quindi lì dentro ci sono tutti i nostri desideri. Si chiamano anche fustelle artigianali perché le disegniamo a seconda... Facciamo una scommessa? Che cosa? Quanto ci impiegano a copiarla e a dire, oh guarda... Ah sì, l'hanno fatta sempre loro? Sì. Ah sì sì. Ah, sono tutte, sì, sì, sono tutte brave, sono tutte nate fustellate. Poi ragazze, oltre a esserci questo e questo, ecco qua il fiocchino, eccolo qua, guardate la grandezza di questo fiocchino, c'è anche il nodino, cioè la fascetta che va legata al centro. Ci facciamo anche niente, eh? Ecco. La minuscoleria dei particolari, esatto. Che sono quelli che fanno la differenza. Esatto. Perché lo vedono, fa parte della bottega di Elisa, non c'è niente da fare, cioè proprio... È una cosa di, non lo so, noi cerchiamo quasi sempre quel particolare che ci distingue, magari, ecco, sì, ma siamo contente perché le apprezzate molto e a noi fa piacere, moltissimo. C'è chi non si perde una fustella, che le piace o non, ecco, le piace. Ecco qui, anche il nodino al centro. Leggi abbiamo bene che stanno arrivando un sacco di messaggi. Oh, un momento, Occhiali. Occhiali. Allora, buonasera, sono nuova, potrei vedere la fustella, il costo, grazie, poi te la facciamo vedere. Grazie mommy, ma non c'è storia con noi, ragazze, dice. Grazie. Grazie. Una miniatura, una chicca, ecco qui il fiocchino fatto. Una meraviglia. Eccolo qui. Una sì, meraviglia. C'è anche la fustella del traccio, è una delle nostre, come si chiama, i nostri cavalli di battaglia. Sì, 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 che sì, certo. È questa, no? Eccola qua. Guardate che questa fustella l'abbiamo disegnata noi, io pensata, messa in qualche modo sulla carta e la Cristi l'ha perfezionata. Eccola qua, cioè che se ne dica, questa fustella è la prima nata in casa bottega di Elisa.
È la prima che ha fatto. Allora, adesso cosa andiamo a fare? Perché tutta questa poesia faccio anche serve fiocchino, ad avere un assemblaggio. Dovrei aver dimenticato, Pietro, di là due cipressi verdi. Sull'asse da stirare. Sull'asse da stirare. E, allora, cosa ho iniziato a fare? Ho assemblato i primi tre tralci, sempre facendo questo lavoro qua, vi ricordate? Allora, ho preso, per esempio, due feltri latte, e un feltro, due tralci latte, e un feltro, grazie. Ah, e un feltro ancora, e un tralcio avorio, così. Con le mani facciamo come un piccolo arricetto al centro, che deve essere proprio, deve simulare proprio l'effetto del filo. Vedete come mi rimane tridimensionale e non mi si appiattisce? Questo non può appiattire neanche sulla creazione. Quindi noi avremo, in modo ancora più dettagliato, l'effetto del nostro tridimensionale. Il tridimensionale ha anche lì un piccolo segreto che vi svegliamo. Non sei riuscita a trovare la rivista, la fustella del tralcio sul sito? Sì, certo. Cioè sulla pagina shop della bottega di Elisa, della pagina Facebook della bottega di Elisa. Se non riuscite a vedere tutto, cliccate su visualizza altro e vi viene fuori tutto il nostro shop, che è stato recentemente aggiornato. Esatto. Allora ragazze, tiro giù la casina, se no voi non ci vedete più. Allora, ho fatto il primo la prima base, dove decido di provare a vedere se già così mi piace un sacco. Ok? Allora, mi metto dove ho fatto il nodo, un bel punto di ricolla, mi serve una ricarica. Arrivo. Perché questo è anche pesantino fatto a tre, quindi dobbiamo andare a dare magari un punto di colla piccolino così, ma un po' consistente, di modo che rimanga bene incollato. Vedete? Ta 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 ta. E ci mettiamo, lo mettiamo più basso che possiamo, di modo che andiamo ad allungare la decorazione e a far risaltare i dettagli della decorazione, perché queste casine con queste finestre scambiate, secondo noi, sono decisamente... Eccoli! Vedete? Ecco qua. E questo è il primo effetto che vedete, quindi decido... Anzi, guarda, però faccio una cosa così. Appatticili? No, qua me lo attacco, perché se dopo vado ad attaccare... Quando avete una decorazione bassa, un po' pesantina, andate a darle un puntino di colla anche sopra, però in che modo? Ve lo voglio far vedere. Allora, non lo appoggio così, ma lo appoggio un po' sempre arricciato. Altro piccolo segreto, di modo che il piatto scompaia dalla nostra vista, perché non ci piace. Vedete, se io adesso lo schiaccio, già questi tralci sono tutti in movimento. Se poi lo vedete da una parte... Vedete, rimangono belli aperti. È bello che le creazioni siano ariose. Poi questa fustellina ha in sé due casette, il fiocchino che potete farne 500 e il cipressino, simpatico sbirulino. Allora, il cipressino lo metterei di qua. E dopo io, siccome sono una persona che così, una ne pensa... Cento ne fa. Io mi faccio un boschetto così. Allora. E su la maglia, e giù la maglia, è arrivato il mio papà. La la la. La, la, la. Ok, cipressino attaccato. Ok, e qui andiamo ad attaccare una sfogliarella. E Peter, dov'è? Di là, guarda che siamo in diretta. Bene, diretta. Vai, tenta la scoperta. Ok. Vai.
Non sono andata fin su, se vuoi. Devi andare fino sì, in su. Sì, sì, sì. Questa, okay, dico sempre, anzi spesso, e mi riprometto di dirvelo. Ricordatevi che quando prendete e comprate una fustella, non fermatevi all'uso semplice della fustella. Potete variare in mille modi. Per esempio, le sfogliarelle, se le vogliamo mettere su un paralume tutte che si rincorrono, oppure sotto mettiamo il nostro ramuncolo, sopra mettiamo qualche sfogliarella, vengono fuori delle cose meravigliose. Il pimpinello, come avete visto sul giornale, per esempio, l'abbiamo utilizzato da mettere sulle tende di casa, della cucina, anche solo per rinnovarle semplicemente, no? Ecco, allora, qua, tira su. Vi faccio vedere che già così, se prima era bella solo con il tralcio, così direi che è bellissima. Aspetta che la avvicino un po' di più. Ecco qua. Guardate che vedete carina. Che ha abbiamo indietro. Fatto un nostro boschetto. Se noi volessimo andare avanti, cioè potrebbe essere anche che anche da questa parte andiamo a mettere un'altra sfogliarella. Si allarga. Mettete tutto lì. Ecco, si allarga. Oppure quello che mi viene in mente di fare adesso è questo. Mettiamo una sfogliarella in qua. La che parte la metto? State attente, perché la metto di qua, ragazze? Ecco, proprio così va attaccata. Okay. Non staccarla, ecco, metti di staccarla. Perché da una parte ho la sfogliarella, da una parte ho il cipresso, la sfogliarella la metto dalla parte del cipresso, di modo che abbia una specie di assemblaggio furbo, perché... silenzio, va! Ecco, sempre le discussioni. No, no, faccio con la forbice, perché sennò mi scotto! Allora. Se non riesci a trovare il giornale, abbiamo ancora qualche copia noi, eh? Alessia, sì. Se vuoi scrivermi... Vedete, ragazze? Allora, boschetto più ripresa della sfogliarella, scusate i fili di colla, ma non si vedono. Una fatta da alberello e una fatta proprio come decorazione. Adesso qui, siccome la nostra casina è piccolina, è una chicchettina, pensate che... Adesso me ne viene in mente un'altra. Pensate, ragazze, tutte voi... che dovete fare i bigliettini per le comunioni o per i battesimi. Con questa fustella si termoadesiva il tessuto e si stira sulla carta. Il vostro paesaggino è già fatto. Sì. Guarda che sono dei biglietti fantastici, eh? O no? Sì, sì, perché si può usare benissimo con la carta. Sì, eh. Potete attaccare dappertutto. Noi ve le facciamo vedere in questo modo tridimensionale, perché sarebbe la novità delle fustelle. Io non ne ho mai visto una, ma io non guardo neanche in giro tanto, sapete, perché a me basta quello che facciamo noi, io non vado in cerca di spunti, per fortuna sono dotata di un cervello e uso il mio che mi dà delle soddisfazioni, voglio per dire. Banco. Allora, anche la fustella, per esempio, delle tre rose. Eccola qua. Anzi, eccola qua, non è la noi fustella. Generalmente usiamo sempre le due più lunghe e le due medie. Ne facciamo due lunghe e due medie. Oggi invece abbiamo bisogno di una rosellina piccola. Siamo andate a fustellare 5 pezzettini di quella piccina. Delle tre rose piccole. Delle tre rose piccole. Allora, okay. Le andiamo ad unire. Nel frattempo, ragazze, io vi faccio vedere che queste... Scusa, sono. Posso rispondere? Sì. Allora, avete chiesto le tovagliette in juta, sono in vendita, hanno un diametro di 40 cm e costano 9,50 €. Chi è interessato, chi vuole informazioni, ha il mio numero di telefono che adesso Elisa vi farà vedere e scrivetemi su WhatsApp. Queste sono le tovagliette in juta che abbiamo usato sul giornale per fare i nostri pannelli fuori porta, cattura sogni, anche con la rosa di Nastrotta, perché qui c'è una possibilità di lavoro, secondo me, bellissima. Allora, io unisco consecutivamente con una filzetta le cinque striscioline della fustella tre rose. Procedo, la prima l'ho arricciata, adesso procedo con la seconda. Proprio una filzetta. Là.
ecco qua. Ci vuole un po' di pazienza perché naturalmente essendo piccoline. Ricordatevi, vero ragazze, che la settimana prossima non ci siamo. Perché cioè, o meglio, ci siamo. Ci siamo, ma non spediamo e non facciamo dirette perché non possiamo, c'è una fiera molto importante come è stata la fiera di Bergamo naturalmente che sta arrivando e noi vogliamo prepararla al aspettiamo meglio. Tutte quelle che vorranno venirci a trovare padiglione 7 stand 600 siamo all'ingresso 2 sarà una fiera appena più piccolina ma insomma sarà comunque saranno mantenuti due padiglioni e chi c'è ha proprio mostra la volontà di esserci facendo anche degli sforzi sapete perché non è semplice adesso come adesso prendere uno stand e andare ad esporre sono soldoni non soldini soldoni no? Con tutto quello che costa tutto. Che brontolona che sono oggi. Sì, oggi sei un po' brontolona, ma c'è il tempo che cambia. C'è il tempo in cambiamento. Che giorno è oggi? Mercoledì? Sì. Allora stasera guardo i 18 regali. Così mi rilasso. Allora, avete seguito bene? È chiaro tutto? Io non riesco a leggere, devo sempre sperare che la Cristi ci butti un occhio. Non vedo l'ora. Di venire in fiera. Gli occhiali oppure leggi? O mi metto gli occhiali o lavoro, o leggo o lavoro. Ragazze, è questa è la realtà. Adesso ho finito. No, io intanto mi vado a studiare un pochino di questo che è il nostro mazzolino di montagna. Allora io adesso ve la faccio vedere in modo specialerrimo. Cioè più di così... Una casetta non, secondo me non può essere bella adesso mi taglio anche un dito secondo me però io provo sempre ragazzi. Ok ragazze io ho finito di arricciare i 5 mi è sembrato di assemblare un gatto le 5 striscioline piccoline della fustella tre rose ecco qua quello che la tonalità di rosa è del vedo e non vedo rosa antico. Adesso vado a comporre la mia rosellina. Opla. Anche per me. No, meglio che mi tolgo gli occhiali. La lavanda Osiris. Chi è lavanda Osiris? Cioè nel senso... Ah, lavanda. Lavanda che scema che sono, sono proprio scema. Lo so. Ogni tanto lo dici, ma cosa vuoi che sia? Io mi diverto a fare questo lavoro. Ho poco tempo, tutto sommato, e sommando il tutto. Però sono contenta. Devo sempre badare a te. A me? Sempre starti dietro, sì. È vero. Guarda, mi è caduto proprio sulla tua tovaglietta, hai visto? Ho visto. Guarda come salta. Allora, ci stanno salutando. In quante siamo? Allora, lì c'è scritto 182. Dai, su. Ma però va, abbiamo ma dato... Sale, scende. Ma poi, cioè, non l'ha neanche scritto di oggi. Cioè, poverine, come facevano a prepararsi? Abbiamo detto ieri. E se una non è stata attenta? Allora prendo dei pezzettini vedete dal mazzolino di montagna prendo i più sparuti perché non voglio andare a coprire quello che sono le mie decorazioni sotto fatte di feltro e vado un attimo con un puntino di colla siccome so orba non mi piace tanto scottarmi vado a impiccicarla con la punta di una forbice sapete diceva oggi una mia amica che vanno molto bene i bastoncini, quelli del sushi. Portateveli a casa, perché con quelli si riesce ad incollare la roba senza perdere neanche un dito, per esempio, che non è una cosa brutta. Allora. Ecco qua.
Adesso vi faccio vedere, viene fuori una meraviglia. Se prendete il giornale andate a vedere i lavori con queste casette, che sul giornale non sono dimostrate così in tridimensionale, sono mostrate per l'applique, scusate, della termoadesiva, fatte sui cuscini, molto belli saranno anche i paralumi, vedrete che carini. Ecco qui, intanto ho ultimato la rosellina che viene grande così, eccola qui, fatta con 5 striscioline della fustella tre rose più piccola. Posso averla adesso? Sì. Guarda che carina, guarda che è un amore. La faccio vedere su di me per farvi vedere la grandezza finale. È, vedete? Proprio piccina. Vedete, guardate lì, è proprio piccolina. Questa, avete anche gli elastici della vostra bambina, che sono tutti semplici, li applicate sopra, anche per la coda, una bella rosellina così, ed è subito fatto il becco all'oca. Qui mi si è un po' staccata. Io vado di impiccicarla. Ok, subito. Faccio anche la margheritina. Secondo me è grande, però proviamo. Quante? Tutte? No, un po' di meno. Allora, vedete ragazze, qui sono andata a mettere questa bella botanica. Abbiamo una botanica, secondo me, bellissima. Ci avete dato tanta soddisfazione anche con quella. Eh sì, perché sembra un po' vera. Cioè, una botanica che sta bene. Allora, questa è una piccinella. Il segreto per divertirvi ancora di più e far sì che le cose non siano faticose o pesanti da fare è fare un giorno tutta la doppiatura del feltro, magari una sera tagliare le casette, poi fare i tralci accoppiati, poi i fiori e poi gli assemblaggi. La rosellina è fatta con il vedo non vedo accoppiato con la termoadesiva, come avevamo fatto la Queen Rose nel corso precedente. Ma quando facciamo il corso di termoadesiva, lo troverete sulla pagina, non sarà una diretta, vi faremo vedere tutti i vari tessuti che si possono accoppiare. Se non è questa settimana, sarà insomma... Sì, appena rientriamo da... Lunedì della settimana prossima. Tu quando torni? Io? Domenica. Ah, ecco. Praticamente, magari mi fai degli scoop. Sì, faccio degli scoop. E mi stai via. Ma come vuoi che faccio degli scoop? Non posso stare tanti giorni senza di te. Stasera ci telefoniamo. Ma non è vero. Sì. Allungami un po' il braccio ancora. Va là. No, è vero, lo so che mi vuoi bene. Da un bacino, va. Che seme. Sì, siamo scemi. Che semole di grano duro, che semole. Ecco qua. Allora, un bel suggerimento. Maria Pia ci dice che con la piccola delle tre rose fa il narciso. Vedete, come adesso vi facciamo vedere la margherita, che l'avevamo detto anche la settimana scorsa, che si può fare con i petali piccoli della dahlia. Si può fare la margherita. Ragazze, noi diamo i suggerimenti, noi, e poi la vostra fantasia vi aiuta a dare dei suggerimenti a noi. Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia? Ecco qua una margheritina. È una mancata verità, che prima o poi succederà. Ecco qui la margheritina. Questa è fatta con i petali, non il più piccolo, il secondo, della Dalila. Della Dalila. Ci stanno dicendo che bella che è la nostra amicizia. È vero. Sì. E proprio siamo fortunate. Sì, siamo proprio fortunate. Siamo ragazze fortunate. Perché no. Ci hanno regalato un sogno. Non lo so. Siamo fortunate perché non c'è niente che ho bisogno. No, non lo so. Non e quando viene sera. No, questa è... Na. Ecco la margheritina. E la canzone dice, sei bella come il sole. Non lo so. Io? Il sole al tramonto. No, è un sole che splende tutto di luce propria. Ma che mi spetti?
Allora, beh, vediamo, ma... dai, ci può stare. Dai. Però dobbiamo fare il boccoletto. Quello non avete ce l'ho visto, ragazzi? Allora, la seconda misura della Dalila, per chi ne ha, perché voi l'avete questa fustella qui, ne fustellate un tot e assemblate le margherite. Adesso andiamo a mettere anche il bottoncino giallo, anche perché le potete usare, vedete, piegandole a metà così, hanno un senso e fanno un tipo di fiore. Può essere anche una gerbera. Allora, la gerbera la fate al posto di fare le tre passate della Dalila, ne fate una per tipo, perché la gerbera è proprio piatta. Chiedi a me com'è la gerbera. Morta. Sì, beh, poveretta, sì, perché non gli ho dato da bere. Perché devo chiedere a te com'è la gerbera? Che so tutti io i fiori, tutti. Conosci? Come, dimmi com'è. Non lo so. È la gerbera. C'ha tutti, tipo una margherita. Sì, dai. Quello era facile. Sì. Poi? Tipo una margherita, anche quella non mi viene in mente, perché è tipo una margherita anche quella. Ormai li abbiamo fatti tutti i fiori, non è che posso fregarti. Non ho molta simpatia dei fiori, no, esotici io. No, ma neanche di quei cosi che si l'orchidea. Anche l'orchidea. No, sì, quelli un po' più. Allora andiamo a attaccare i fiocchettini e poi ve la facciamo vedere finita. Allora, cosa ci dicono intanto? Che è bella la nostra amicizia. Ancora prima lo dicevo. No, anche adesso. Ah, l'hanno ripetuto. Sì. Ah, grazie. Non è la stessa persona. Grazie. Vado? Sì. Qui? Lì? Guarda che non l'ho schiacciata, L'ho solo appoggiata, vedi di metterla perché sono messa male io. Ok? E... Momento. E anche un argomento. No. Qui, vai. L'ho solo appoggiata. Ecco. Per la margherita è un cotone. Un panama? Sì. Siamo un tessuto di cotone grosso. Bianco. 10 euro a rotolino, 50 per 150. Di una grammatura abbastanza leggera. No, pesante. Aspetta, ferma. Cosa combinato? No, è un po' storta. Ah, sì? Vai. Allora, ragazze, questa è stata una lunga lavorazione, però la casetta... L'effetto è... Allora, eravamo partiti da così. Ecco, questo è il fiocchettino della casina. E siamo arrivati qui. Ecco qua. Secondo me questa è una chicca. Ecco qua. Veramente, veramente bella. È un lavoro di piccole... Minuteria. Di piccoli passaggi. È quasi la bigiotteria del tessuto. Esatto. Perché esatto. È tutta costruita piano piano, piccola piccola, gentile. Questa è una casa in Provenza, per esempio. Sì. Vero? Che casa, piace molto. Sì, ci piacciono molto questi colori messi assieme e, se posso dire la mia, questa garza dà proprio un effetto, impreziosisce la cosa. È una garza di lino, ripeto, è come fosse un pizzo macramè ma in lino, senza fiore l'abbiamo voluto, perché ci dava proprio l'effetto della muratura delle case. Le tende con i paesaggi, come lavarle? Guardate, allora, si possono termoadesivare, per esempio in questo caso le casette, tranquillamente, poi si dà una cucitura con la macchina. Per quel che riguarda invece gli addobbi, si possono creare dei piccolissimi, chiamiamoli ganci, cioè delle piccolissime basi su cui appunto fare l'addobbo, che poi andrà attaccato alla tenda con un bottone automatico, con una spila, in modo che quando si devono lavare non sono cose che si sporcano. Se invece voi gli addobbi volete termoadesivare solo magari una sfogliarella con la carta termoadesiva, la stirate ben bene, a 30 gradi secondo me non viene via. Se volete metterle a temperature più alte, ma già il feltro, i tessuti li togliamo, usiamo solo i cotoni, allora gli date una cucita di macchina oppure un'impuntura a mano. Sì, e quello che può essere appunto tridimensionale si può applicare con un bottoncino, un bottone automatico. Sì, non sono cose che si sporcano. Un pezzettino di velcro, cioè, esatto. Anche semplice.
Allora, siete, cosa ne dite? Cosa pensate? Tutti una di meraviglia, casina? Bellissima, bellissima. E questa bellissima. È la prima delle nostre tre. La settimana prossima ve ne faremo vedere una e man mano comporremo un villaggetto fatto con le casette dei corsi. Ecco. Così a Vicenza ci direte, c'era anch'io, l'ho visto anch'io, l'ho fatto insieme a voi anch'io. Allora ragazze, l'ultima cosa che vi facciamo vedere è questa. Vi presentiamo allora la fustella delle gemelle e della sfogliarella. Il totale di questa è? Allora, 79 più 59, allora facciamo 80 più 60 fa 140, quindi 158. 138. 138, facciamo il 10%. Facciamo 130. 130. Mm? 130. Della accoppiata. Ok? Delle due fustelle. E grazie perché avete dato un valore aggiunto e siete state proprio voi, ma senza sapete tante indorature, sì, non lo so. Siete state proprio voi a dare il valore aggiunto al nostro lavoro. Progetto, sì. Al nostro lavoro, l'avete ai nostri capito, progetti. L'avete compreso, avete capito che dietro c'è un progetto, un pensiero. E ci date tanta e ci date della soddisfazione. Sì, perché comunque, ripeto, anche magari a qualcuno di voi non possono piacere sempre tutte, ma quasi tutte non ne perdete una, perché fa parte della collezione personale. Esatto, grazie. E noi di questo siamo molto contente. Allora, vi saluto sempre con la casina in mano. Io con le due fustelle. Perché crediamo che questa spiegazione, queste casette, faranno... Col 110 ne faremo un sacco, vero? Con il 110... Col contributo statale. Ne vedremo delle belle, ragazze. Speriamo di riuscire a fare un bel lavoro per presentarvelo a Vicenza. Noi ce la mettiamo tutta. Ed ecco, buona serata, buona cena e ci vediamo non la settimana prossima, quella dopo. Però possiamo sentirci, potete chiamarci. No, neanche la settimana prossima, tra due settimane. Sì, ma ci faremo vedere. Ah, beh, sì, ci faremo. Ah, beh, certo. Se avete certo. bisogno di chiedere informazioni, se avete dubbi, problemi, perplessità, chiamate la Cristinella 348-097-1705 anche per chi chiama da fuori Verona. All day and all night. The night is very long. Ok, bravissima. Bravissima, una parola. Guarda. Ciao, okay, ragazzi, ciao, 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 ciao. Adesso dobbiamo andare a spegnere. Adesso dobbiamo andare a spegnere. Vediamo. Occhio che vengo a spegnere. Adesso spegnere. Mi alzo. Ciao a tutti, saluta, ciao a tutti, da parte di tutti, ciao ragazze, occhio, grazie vado. Per farci compagnia, grazie perché di sì, perché in questi momenti riusciamo a essere spensierate e anche voi speriamo. Ciao! Ciao.